dall'altro per Mattarella è in Corte Costituzionale dal 2011, è relatore, mi si dice, di quasi sostanzialmente tutti i provvedimenti di contenzioso tra le regioni e il governo nei conflitti sull'autonomia delle regioni, e anche lì abbiamo perso su tutta la linea. Sembra che Renzi sia diventato l'emblema della ristaurazione più che della rottamazione. Ha premiato colui il quale è stato ministro con Andreotti, con D'Alema, per diverse legislature parlamentare della Democrazia Cristiana, poi del PPI. I nostri colleghi, ex colleghi d'Avventura, di Forza Italia e di Nuovo Centrodestra ancora una volta si siano piegati ai diktat del Presidente del Consiglio. Fatto sta che Renzi l'ha scelto proprio per non offuscare l'onnipotenza di Renzi, è stato scelto Mattarella per questo. Al momento serve un Presidente che contrasti, diciamo, il Premier, e non un presidente notaio, diciamo, non Zerbino, ma comunque di secondo piano. C'è da dire una cosa che mi sta a cuore, è che probabilmente tutte queste questioni che sono un po' uscite sui giornali, nelle televisioni, NCD, Forza Italia e quant'altro, era qualcosa già scritto in precedenza. Ma a me sembra proprio il simbolo della Prima Repubblica, di un passato che non tornava più, e invece ci siamo ritrovati in piena Democrazia Cristiana. Mattarella è stato nella Corte Costituzionale colui che ha seguito tutti i contrasti fra le regioni e lo Stato, dando sempre vittoria allo Stato. Renzi è rottamatore, ha proposto in primis a tutta la sinistra, quindi non solo al PD ma anche SEL, di far risuscitare la Prima Repubblica, e ha centrato l'obiettivo con Mattarella. Mattarella peraltro è uno dei giudici della Corte Costituzionale nominato dalla politica, che sì, in questo caso si è prestato addirittura a togliere la possibilità ai cittadini di esprimersi sul referendum della Fornero. In questi giorni sembrava di rivivere gli anni Ottanta, con personaggi che ormai sembravano non far più parte della politica attiva, come De Mita e altri. Renzi è stato un bravo regista, ripropone un film che si chiama invece che Ritorno al futuro, Ritorno al passato, da rottamatore, con cui il termine che ne ha definito quando era partito, lo vediamo invece restaurare un sistema politico che ci riporta indietro di 30 anni alla vecchia Democrazia Cristiana. Penso che bastano pochi dati. Dal 1983-2008 parlamentare, più volte ministro anche con Andreotti, membro della Corte Costituzionale. Penso che parliamo di una persona fortemente istituzionalizzata e fortemente dentro il meccanismo dei partiti. Mattarella è un passo indietro, è il vecchio che purtroppo avanza, e evidentemente questa nuova rappresentanza politica in realtà non rottama nulla, non porta al nuovo, ma sta tornando a quelli che erano gli anni Ottanta.